Buonasera, eccoci qua, pronti per un'altra ricetta. Quindi questa sera facciamo le mezze maniche. Eccole qua, raffinate al brodo, con seppie, pomodorini e asparagi. Allora, abbiamo tagliato le seppioline a pezzettini, vedete? Eccole qua. Poi abbiamo preparato anche i pomodorini tagliati a pezzetti. Gli asparagi li abbiamo cotti un pochino in acqua salata, non troppo però, devono rimanere belli così. Abbiamo un pecorino grattugiato, prezzemolo e basilico, e qui il nostro cipolla, aglio, acciuga e peperoncino, ci serve per fare il soffritto. Bene, possiamo cominciare. Mettiamo dell'olio in padella. Cominciamo col mettere le seppie. Perfetto. Mettiamo la nostra base, quindi aglio, un po' di cipolla e qualche filetto di acciuga. Facciamolo sudare in un'altra padellina. Facciamo la stessa cosa. Ciao Marcello, ciao Angelo, ciao Lino. Ecco qua, un pochino di aglio. E mettiamo l'olio, abbiamo messo, mettiamo l'aglio, acciughina e un po' di cipolletta. Ok, e facciamo soffriggere il tutto. Un pochino di limone. Sì, di limone, scusate, di peperoncino. Mannaggia, mannaggia la vecchiaia. Ecco qua, mettiamo un po' di peperoncino e facciamo soffriggere. Se avete qualche domanda, fate pure. Ecco. Benissimo. Ora qui metteremo le nostre seppie. Ciao Laiza, un bacione anche a te. Spero di farti un po' di compagnia. Ecco qua. Ok. Facciamo soffriggere ancora un pochino. Mettiamo gli asparagi, una padellina, pronto anche il nostro soffritto delle seppie, via. Facciamo anche le seppie. Ora è il momento, abbiamo fatto rosolare un po' anche gli asparagi, mettiamo il pomodorino.
mettiamo un po' di sale, intanto, ecco qua, e poi le nostre vette battiti quel prezzemolo. Bene, le nostre vette a voce. Ecco qua che sfiorano già i loro profumi. Ok, mettiamo del vino bianco nelle seppie. Dobbiamo far cuocere, se no sono dire, facciamo cuocere le nostre seppie. Mentre invece gli asparagi e il pomodorino non devono cuocere molto. Facciamo insaporire. Bene, a questo punto, eccoli qua, possiamo toglierli dal fuoco. Andiamo in cottura bene bene le seppie, dobbiamo far sfumare il vino. Anche qui un po' dei nostri odori, prezzemolo e basilico, facciamo cuocere. Da un po' siamo la nostra pasta da qualche minuto. Ciao Sergio, se avete qualche domanda prego dite pure, vi rispondo. Nulla, nessuna curiosità? Questo è un piatto che con la buona la stagione che sta per arrivare va benissimo. Poi io sto utilizzando delle mezze maglie, ma potete utilizzare anche della pasta fresca, però con la pasta fresca avrete a tirare di più sugo, perché noi questa pasta qui la andremo a far cuocere poco, la tireremo su bella al dente e la faremo finire di cuocere con il pesce. Poi quando è quasi pronta metteremo il pomodorino con gli asparagi, mantecheremo ancora un po' e poi andremo a cremolare con il pecorino. Quindi non mettete troppo sale perché sennò viene salata, perché nelle seppie magari meglio non metterlo. Qua. Ciao Salvatore. Come dicevo, allora andiamo a ripetere quello che stiamo facendo. Stiamo facendo delle mezze maniche con delle seppie, pomodorini, asparagi, cremola dal pecorino. Ma metti il formaggio col pesce, Roberta? Allora, diciamo che il pecorino si sposa bene con il pesce, quindi in cucina non c'è limite a nulla, diamo spazio alla fantasia. Le nostre seppie stanno andando.
Dopo vi farò, caricherò anche un video che ho fatto su un dolce fatto con il riso, però l'abbiamo fatto con il riso basmati, senza latte, abbiamo usato il latte di mandorla, così lo possono mangiare anche i celiaci e le persone intolleranti al latte. Ti piace il reggiano? Certo, però con il pesce, ma poi metterà anche il parmigiano reggiano, tranquillo. Diciamo che il pecorino è più indicato. Poi per esempio c'è un piatto che si fa qui nella zona, con alice e pecorino. Un giorno lo facciamo, è uno spaghettino che va fatto, che si fa con un soffritto di aglio, peperoncini e alicetta e poi viene saltato e mantecato con il pecorino. Molto saporito, devo dire, eh? Però è un piatto della nostra tradizione. Piatti poveri, con poche cose, ma sempre molto saporito. Tra un pochino possiamo mettere giù la pasta. Dobbiamo far sfumare il vino ancora. Io sono di Roma, sono qui a Pomezia, al mare, e da queste parti si usa fare la pasta con alice e pecorino. Ok, possiamo mettere in cottura la pasta in abbondanza di salata. Diciamo che mi piace molto cucinare il pesce, eh? È una prigione a più profumi. Ciao Katie! A Düsseldorf! Accidenti! Ciao! Tu sei di Avellino, bene! Ma abiti in America, lo so. Non si può avere tutto, ma anche a vino si sta bene. Eccoci, ciao, ciao Andy. Siamo quasi, siamo quasi. Sta per cuocere. Ciao, ciao da Roma Jim, si sta bene in Florida, eh? Fa caldo anche qui adesso, è arrivata l'estate anche da noi, già è estate. Ah, ti tossino Sergio, ti piace come cucino. Ciao Jim! Sì, Ti sta bene, Florida, immagino. Un giorno di questi ti voglio venire. Mi piacerebbe molto venire in America. Ecco qua. Ecco le nostre seppie, vedete? Sono quasi pronte. Vedete come sono cremose. Ok. Ci siamo, Ancora qualche minuto.
adesso andremo a scolare la pasta, aggiungeremo un pochino di acqua della pasta e faremo terminare la cottura insieme al pesce. E per ultimo andremo a mettere. Grazie, grazie per il complimento Sergio. Ah, lo so, ho capito che ti piaccio io, ho capito. Che te possino. Ecco qua. Bene, ci siamo. Prendiamo. Ciao Angelo. Lo so che anche in Sardegna fa caldo. L'addore è meraviglioso, eh? E certo. Allora, eccoci qua, eh. La pasta è cruda, non è ancora cotta. Dobbiamo finire di cuocere nella nostra padellina. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di acqua alla pasta. Modo e facciamo finire di cuocere la pasta. Ciao Francesco. Ecco qua, facciamo cuocere bene bene la pasta e poi tra un pochino metteremo il resto del condimento. Buonasera a te Francesco. Pronti per questa Pasqua? Di nuovo chiusi in casa purtroppo? Mannaggia, mannaggia. E che dobbiamo fare? Però ci vediamo attraverso Facebook, attraverso i social. Una gran cosa. Quando ero giovane io non c'era. Però, mai dire mai la vita. Ancora un pochino di acqua. Qua. In questo modo la pasta assorbirà tutto il sapore del pesce e sarà molto più buona. Nel contempo manterremo il gusto fresco del pomodoro e dell'asparago. Così non si scioglieranno. Ma Roberta, ma quante padelle sporche quando usci? Tante. Tante. Ne ho comprate altre due oggi. E ancora più la nostra pasta, eh? Questa poi è una pasta raffinata al bronzo. Ha bisogno di una cottura lunga. Un pochino di acqua. Dovete trattarla come se fosse un risotto. Ciao Jim, grazie, buona Pasqua anche a te. Vuole un pochino di tempo, però ne vale la pena. Bisogna starci un po' dietro, bisogna coccolarla. Non bisogna mai come un bambino piccolo. Ti possino, Sergio. Lo sono stata. Ho un figlio di 33 anni. Ci siamo quasi, eh? Intanto questa è la torta di riso.
grazie. È tutto merito della mamma, sono ancora tutta originale, non ho fatto nessun ritocco. Sport, alimentazione sana e cercare di mandare via tutte le negatività. Prendi aria, fuori aria. Cerchiamo di essere tranquille. Grazie. Ci siamo. Ancora un pochino. Se volete fare qualche altra domanda inerente alla cucina, io vi rispondo. Se sono in grado, vi rispondo. Questo è un piatto che ho ideato io. Io elaboro mentalmente e poi metto in pratica. La cucina è fantasia. Non vi dovete far bloccare se non avete qualche ingrediente quando dovete cucinare. Cucinate con quello che avete. In palestra purtroppo sono chiuse le palestre. Non me lo dite per favore, mi alleno da sola. Come posso? Mi alleno a casa, sfrutto il peso corporeo e cerco di allenarmi. Ciao Ruth! Una ricetta per le negatività? Hai ragione, ci fosse! Ci fosse. Comunque la cosa migliore è sorridere sempre. E se qualcuno vi fa del male, non dategliela mai vinta, ma sorridere, non vi fate vedere che vi ha fatto del male e che ci siete rimasti male, che si alimenta di quello. E cercate di tenere lontano le persone negative. Tenete vicino solo le persone che vi vogliono bene e alle quali volete bene. Il resto tenetele lontane. Fate quello che vi piace di fare. Questa pasta è proprio tremenda, bella bella al dente ancora. Ok. Consiglio, cercate di mangiare poca pasta. Più condimento e meno pasta, mi raccomando. Mamma mia. Chiamano, chiamano. Grazie, grazie del pensiero, mi fa piacere farmi vedere bene. E io ho piacere di farvi compagnia, che è la cosa più importante. Mi fa molto piacere quando mi dite che vi faccio compagnia. Quella è la cosa più importante della vita, specialmente in questo momento. Eccoci.
bene. A questo punto aggiungiamo gli asparagi con i pomodorini. Adesso tutti i sapori. Ci siamo? Siamo quasi pronti. Adesso tutti i sapori andranno insieme, orchestreranno un buon piatto di pasta. Prendiamo un bel piattino. Eccoci qua con un bel piattino. Grazie Ruth. Ancora un pochino, facciamo tirare, poi spegneremo il fuoco e aggiungeremo il pecorino e il nostro piatto sarà pronto. Quindi avete capito perché abbiamo cotto poco gli asparagi e il pomodoro? Perché poi dovranno cuocere tutto insieme, in questo modo diventerà un'armonia di profumi e di sapori. Ci siamo quasi, Siamo quasi pronti. Vedete come è cremoso? Vedete la cremosità? L'amido della pasta stessa renderà cremosa la nostra pasta. Eccoci, adesso ancora un pochino e metteremo anche siamo quasi pronti. Ecco qua.
La cucchiarella. Questo è molto caro al mio figlio. Gli piace tanto. Sa lui perché? Ok, siamo pronti. Siamo pronti. Abbiamo spento il fuoco. Due cucchiai di pepperino. Grazie Sergio. Facciamo tirare una spugnina appena appena. Appena appena facciamo tirare un po'. E ci siamo. Eccola. Okay. Bene, la nostra pasta è pronta, la possiamo impiattare. Benissimo. Possiamo mettere un po' di prezzemolo. Ecco fatto. Bene, ragazzi. Ecco qua. Le nostre mezze maniche con zeppi, pomodorini, asparagi, cremolata al pecorino sono pronte. Grazie della vostra attenzione, vi rinnovo gli auguri di Pasqua, un bacione a tutti, ciao Sonia, grazie e alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti, ciao!